area degli alberti, boom di visitatori, apertura straordinaria anche il prossimo fine settimana. I migliaia alla festa dell'8 settembre, mi mancherà questo giorno, le parole del Vescovo dopo l'ostensione. Lorenzo Dalla Porta trionfa a Misano, prima vittoria in Moto3 per il pilota di Montemurro. Palla grossa, Verdi primi finalisti, Focus stasera a settembre in diretta. A voi tutti buonasera e benvenuti a questa edizione speciale del nostro telegiornale dedicato in particolar modo alla festa dell'8 settembre, ma non soltanto. In apertura infatti ci colleghiamo subito con Lucrezia Sandri che si trova per noi all'arena allestita in Piazza del Mercato Nuovo, dove questa sera hanno avuto inizio le semifinali dell'antico gioco della palla grossa. Te la linea, Lucrezia. Buonasera, grazie della linea, mi trovo sull'arena, anzi sulla tribuna dell'arena di Piazza del Mercato Nuovo, dove si è appena disputata la prima semifinale della Palla Grossa edizione 2018. Semifinale che è stata giudicata dai Verdi, che hanno prevalso sui Rossi. Verdi campioni in carica, che proprio l'anno scorso hanno addirittura concesso il bis rispetto all'edizione 2016 e che ritenteranno di nuovo di aggiudicarsi il paleo. Alle 21 è prevista la seconda semifinale tra azzurri e gialli e vedremo appunto chi sfiderà quindi i Verdi nella finalissima di sabato prossimo. E intanto noi abbiamo raccolto le voci del presidente della squadra vincente dei Verdi, Maurizio Mencancini, e del vicepresidente della squadra dei Rossi. Sentite cosa ci hanno detto. Siamo riusciti a vincere contro una squadra che sapevo essere forte, sapevo di incontrare una squadra dura, e come si sono dimostrati effettivamente. Infatti c'è stata una rimonta pazzesca, praticamente al 40° minuto. Certo, infatti. Avete temuto? Certamente, conosco il valore dei Rossi. Avevo paura di ripetere all'incontrario il risultato che noi facemmo a sua volta contro i gialli, che recuperammo e addirittura vincemmo quella partita. Sicché sicuramente un po' di paura mi è venuta. Ragazzi, questi sono buoni, giocano bene, giocano forte, corrono, picchiano, c'è da fare. Partite così sono molto impegnative. Il problema sarà per la prossima partita, in quanto ho avuto delle espulsioni che tra l'altro io ritengo anche qualcuna ingiusta a parer mio. Chiaramente io sono di parte, la vedo per quello che può essere il colore verde, però una espulsione almeno secondo me poteva essere evitata. Non ce l'avete fatta neanche questa volta? No, non ce l'abbiamo fatta, avevamo previsto, perché loro sono un gruppo ormai costruito da anni e avevamo previsto questa loro partenza a razzo. È anche un terreno molto diverso da quelli che siamo stati abituati a giocare negli anni. Ci siamo attrezzati per cercare di trovare persone che portino la palla il più velocemente possibile, però la partita è stata veramente incredibile. Con Lucrezia Sandri torneremo a collegarci nel corso del nostro TG e poi al termine con una nuova puntata di settembre in diretta, questa sera dedicata proprio alla palla grossa. Intanto ci occupiamo della riapertura, sorpresa, della Galleria degli Alberti proprio in questi giorni di festa per la città, una iniziativa che ha riscosso notevole successo in termini di visitatori. In tanti si sono recati a Palazzo degli Alberti per ammirare parte dei capolavori della collezione tornati a Prato e, visto proprio il boom di presenze, l'iniziativa verrà riproposta anche il prossimo fine settimana. Ascoltiamo. Essere qui oggi nella sala della Galleria degli Alberti a ritrovare i quadri nostri di Prato e rivedere Caravaggio, Filippo Lippi e tanti altri artisti nella loro sede mi ha dato un'emozione grandissima, un po' perché amo l'arte in generale e un po' perché mi sento pratese, sono pratese e vorrei che questa arte rimanesse qua da noi per sempre e tornasse anche il resto. Siamo appena uscite dalla mostra, siamo felicissime veramente che queste opere siano ritornate qui nella loro sede
diciamo, quella dove erano. Non sono tutte le opere, perché ancora ce ne sono che devono rientrare, per cui speriamo di rivederle tutte. Straordinario successo per la riapertura al pubblico di Palazzo degli Alberti. Sono stati davvero tanti i pratesi che si sono messi in fila per vedere gli 11 capolavori della galleria tornati finalmente a Prato dopo il periodo di cattività vicentina. Soltanto questa mattina gli spettatori sono stati oltre 300 e altrettanti si sono presentati questo pomeriggio in via Rinaldesca per ammirare la coronazione di spine di Caravaggio, la Madonna con Bambino di Filippo Lippi e la celebre crocifissione del Bellini. Vista la straordinaria affluenza, il sindaco Biffoni e Michele Coppola, direttore centrale Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa San Paolo, hanno concordato l'apertura della Galleria degli Alberti anche per il prossimo fine settimana, così da offrire la possibilità di una visita a coloro che in questi 3 giorni non sono riusciti ad accedere alla mostra. A breve verranno comunicate le modalità di partecipazione. Mi ha colpito Caravaggio, sicuramente la luminosità di quel quadro, ma anche le altre, non, insomma, sono molto belle tutte e speriamo che rimangano nella nostra città. È un'emozione molto particolare ritrovarsi di fronte a opere come la crocifissione di Giovanni Bellini nel cimitero ebraico e soprattutto davanti anche all'incoronazione di spine di Caravaggio, che è un'opera invidiata in tutto il mondo, anche quella di Bellini ma anche le altre opere di Lippi, la Carità di Carlo Dolci. È un'emozione del tutto particolare, sono molto contento, da pratese amo la città di Prato e auspico che queste opere rimangano. Ed eccoci alla festa dell'8 settembre, il momento clou delle celebrazioni, l'ostensione della Sacra Cintola, rito officiato dal Vescovo Franco Agostinelli, che al termine si è rivolto così ai numerosi fedeli presenti. Che bello Prato di quassù, è molto bello vedere la nostra città, ma soprattutto è bello vedere voi, ecco, per la nostra città è bella, ma belle sono gli abitanti che abitano questa città, che la fanno apprezzare, la fanno veramente condividere. E sono contento. Dall'alto, dal pulpito di Donatello, il vescovo Franco Agostinelli ha concluso con queste parole la giornata dell'8 settembre, la festa della città, la Madonna della Fiera, come la chiamano i pratesi. Dopo aver compiuto per 3 volte il rito dell'ostensione del Sacro Cingolo, Monsignor Agostinelli ha portato il suo saluto alle migliaia di pratesi presenti in Piazza Duomo. E sono contento, dicevo, di condividerla con voi, anzi, che devo dire, mi mancherà questo giorno, mi mancherà. La vita cambia, la ruota della vita continua, però quello che resta è l'evento che noi oggi celebriamo. L'evento è Maria Santissima, questa deve rimanere. Ha fatto la storia di Prato, lo sappiamo bene, perché Prato era chiamata proprio così, la città di Maria. Non sappiamo se quello di ieri sarà l'ultimo 8 settembre di Monsignor Agostinelli da Vescovo di Prato. Certo è che il 1 gennaio 2019 il presule compierà 75 anni e quindi, a norma del diritto, rassegnerà le dimissioni da ordinario diocesano per raggiunti limiti di età. Al rito dell'ostensione, codificato da un antico cerimoniale, hanno partecipato il sindaco Matteo Biffoni in rappresentanza dell'amministrazione comunale, comproprietaria della reliquia assieme al capitolo della cattedrale, e 4 testimoni, il questore Alessio Cesareo, il comandante della Guardia di Finanza Antonio D'Agostino, il docente universitario Francesco Santi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato Franco Bini. Questo invece l'augurio finale del vescovo. Che la Madonna sia con voi, che la Madonna vi protegga, che la Madonna vi accompagni, che la Madonna sia sempre il dolce riferimento del vostro cammino. E questo è l'augurio che io intendo fare a tutti voi a conclusione di questa giornata memorabile. Il rito dell'ostensione è stato preceduto, come avviene da 51 anni a questa parte, dal corteggio storico con circa 400 figuranti appartenenti a gruppi provenienti da varie parti di Italia che hanno sfilato per le vie del centro e poi al termine lo spettacolo pirotecnico musicale con i fuochi che sono stati sparati dal chiostro del Duomo. Tutte le celebrazioni sono state trasmesse in diretta da TV Prato.
Sono stati rintocchi della risorta, la campana di Palazzo Pretorio a scandire, l'uscita puntuale alle 19.45 del gonfalone del Comune di Prato dal Palazzo Comunale. Ad accompagnarlo il sindaco Matteo Biffoni, le autorità cittadine e le rappresentanze delle città gemellate. Ha preso il via così la 51esima edizione del corteggio storico. 400 i figuranti appartenenti ai gruppi storici delle varie regioni d'Italia che hanno sfilato per le vie del centro storico davanti ad ali di folla che li hanno accolti tra applausi e telefonini alla mano per scattare fotografie e girare video, fino al loro arrivo in una piazza Duomo gremita di persone. Ad attendere i gruppi in piazza il vescovo Franco Agostinelli, il sindaco Matteo Biffoni, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e il prefetto Rosalba Scialla. Quest'anno c'è veramente tanta gente e è bello vedere una città che comunque vada, qualsiasi cosa accada, si stringe intorno al suo simbolo principale, la cintola, nel giorno della festa più importante, il corteggio storico, l'unità tra la chiesa, la diocesi, il comune, insomma si ripete questa sorta di patto per cui l'obiettivo comune è il bene della comunità, ognuno con i propri percorsi, ognuno con i propri strumenti, ma con un obiettivo comune condiviso. Tutti gli anni è stato bellissimo, è stato come un rinnovarsi di un'emozione molto potente. Vedremo quello che succederà, se toccherà a me ne sarò ancora orgoglioso e felice. Comunque vada, è la mia festa da bambino, continuerà a essere la festa della mia città, della comunità a cui voglio bene. Cioè il valore del corteggio rimarrà sempre assolutamente immutato. Per me ovviamente ci potrebbe essere lo stesso ruolo, forse un altro, non lo so. Certo è che l'orgoglio e la passione per questa manifestazione resta assolutamente inalterato. E come ogni sfilata che si rispetti, non potevano mancare le performance di sbandieratori e tamburini. 15 gruppi storici presenti, tra conferme e alcuni grandi ritorni, come i Mamutonis di Mamoiada, il gruppo storico sardo tra i più antichi d'Italia, tornato a Prato dopo 4 anni di assenza. Ad incantare il pubblico con le loro esibizioni anche gli artisti della compagnia Oplas Teatro, con la loro danza contaminata dal teatro e dalla giocoleria. A dare spettacolo, tra gli altri, c'erano anche i gruppi arrivati da Viterbo, da Gualdo Tadino, da Arezzo e da Giove. Momento clou della festa è stato il rito dell'ostensione del Sacro Cingolo Mariano, officiato dal vescovo Monsignor Franco Agostinelli. A chiudere in bellezza i festeggiamenti per la Madonna della Fiera sono invece stati fuochi d'artificio sparati dal chiostro del Duomo. Ad accompagnarli, tra le altre musiche, le note della Marcia di Radeschi di Strauss, l'Ave Maria di Schubert interpretata da Bocelli, l'Inno alla Gioia di Beethoven, il coro dell'Alleluia del Messia di Handel. Uno spettacolo davvero suggestivo che ha entusiasmato le migliaia di persone, non solo pratesi ma anche tanti turisti, presenti in Piazza Duomo. E vi ricordiamo che stasera alle 21.25 circa, al termine di Settembre in diretta, vi riproporremo la telecronaca integrale della festa dell'8 settembre con il corteggio storico, l'ostensione della Sacra Cintola e i fuochi di artificio. Dunque appuntamento a tra poco più di mezz'ora su questo canale per rivivere le emozioni della festa a cui hanno preso parte migliaia di persone. Soltanto in Piazza Duomo ce n'erano circa 5.000 e nel corso della nostra diretta Lucrezia Sandri e Giulia Ghiziani hanno raccolto il commento di alcuni partecipanti alla manifestazione. Vediamo. Qua abbiamo una giovanissima comunità, un piccolo gruppo di giovanissimi spettatori che salutano TV Prato. Quante volte sei stato al corteggio storico? Tante volte. Tante volte già? Quanti anni hai tu? 11. Allora non puoi tante volte. Il tuo gruppo preferito, gli sbandieratori, i tamburelli? Gli sbandieratori. Gli sbandieratori sono sempre i preferiti dei bambini. Tu vorresti fare lo sbandieratore? No, in verità vorrei fare il pediatra.
però è un po' diverso, però non lo farai il corteggio, non sfilerai nel corteggio da pediatra. Una cosa molto molto desiderata da me, mi piace da morire, mi piace sempre. Cosa le piace di questa giornata? Stamattina ho seguito la messa, poi ho detto ci voglio ritornare per festeggiare la serata degli fuochi d'artificio e poi tutto il resto, insomma, la bellezza. Noi stiamo risalendo alla coda e vedete alle mie spalle sono stata presa da un mammutones. I socalores. Ti impressionano un po' i mammutones? Sì, mi fanno ridere. Mi chiedo quanto pesano quelle cose, quei vestiti. Anche la bambina sta assistendo al suo corteggio. Io mi auguro che un domani magari, chi lo sa, si affezioni alle tradizioni di Prato. Com'è? Si affezioni alle tradizioni di Prato anche lei. Assolutamente. Pratese signora? Sì, dai, diciamo di sì ormai. Ho sposato un pratese doc. Ah, è qua, buonasera. Buonasera. Ma lei ha un ricordo, un aneddoto legato al corteggio storico all'8 settembre di quando era bambino, ragazzino? Ce lo racconta? Sì, sì, si veniva il pomeriggio perché a quei tempi era il pomeriggio e non era dopo cena. E insomma, ho ricordo di quei tempi lì. Che cosa provava quando vedeva il corteggio? Mi piaceva, quindi ho portato tutta la famiglia. Lassù come si vede, bene? Sì. Buon 8 settembre. Grazie. Ditelo con noi. Say with us. Buon 8 settembre. It's okay. Thank you so much. Hanno aspettato la fine delle parole del Vescovo pronunciate dal pulpito e poi hanno fatto partire la contestazione. Dalla finestra di un palazzo in piazza Duomo è stato srotolato uno striscione verticale con su scritto «Tocca fondi vattene». Lo scontro tra gli ultras del Prato e il presidente della società biancazzurra Paolo Toccafondi si è consumato anche l'8 settembre, giorno della festa della città, quando il centro storico si riempie di pratesi per vedere il passaggio del corteggio. Un secondo striscione, questa volta orizzontale, ma con il medesimo invito, è stato appeso al castello dell'imperatore. E voltiamo adesso pagina per parlare di sport, motociclismo, con il montemurlese Lorenzo Dalla Porta che ha vinto il Gran Premio di San Marino, conquistando così la prima vittoria in Moto3 al termine di una gara davvero entusiasmante. Una vittoria nel segno del 48, il numero che ha scelto per correre in moto e che spicca sulla onda del team Leopard con cui ha da poco rinnovato il contratto. Il primo successo in Moto3 di Lorenzo Dalla Porta arriva, neanche a farlo apposta, alla sua 48esima gara nella categoria. Un segno del destino. Il giovane pilota di Montemurlo ha vinto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli. Partito dall'ottava posizione in griglia, Dalla Porta è riuscito a portarsi al comando dopo pochi giri. Nella parte centrale della gara, Lorenzo è stato protagonista di un testa a testa con Marco Bezzecchi, leader del mondiale prima di oggi. E dopo una prolungata bagarre tra i 5 piloti in testa alla gara, ha tagliato il traguardo per primo, battendo in volata Di Giannantonio e Martin, nuovo leader del mondiale. Per Dalla Porta si tratta del primo successo in Moto3 dopo il terzo posto conquistato nel Gran Premio di inizio stagione in Qatar. Grande la gioia di Lorenzo e di suo babbo Massimiliano che lo segue in tutte le gare. La prossima è il 23 settembre con il Gran Premio di Aragona. Un voto in aiuto della Gualchiera di Coiano. Sul sito internet del FAI è possibile sostenere la candidatura dell'antico edificio tra i luoghi italiani da salvare. Basta un semplice clic. Scopriamone di più. Un ambiente unico nel suo genere, di origine medievale legato all'industria della lana. È la Gualchiera di Coiano, nota anche come Mulino Naldini, una struttura per il cui recupero da tempo si sta muovendo un gruppo di cittadini che ha dato vita all'associazione Insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano. È l'ultimo edificio rimasto in piedi dei 72 tra mulini e gualchiere che hanno fatto la fortuna lavorativa del nostro territorio e che ora ha bisogno di un intervento di recupero dopo il crollo di parte del tetto. Alla gualchiera, di proprietà del comune, fino ad una ventina d'anni fa veniva esercitata l'attività di follatura. L'edificio, secondo l'associazione che si batte per la salvaguardia, potrebbe diventare un eccezionale museo dell'archeologia industriale. E proprio per cercare di salvare la gualchiera, il vecchio mulino è stato inserito tra i luoghi del cuore del FAI. Fino al 30 novembre, con un semplice clic sul sito del FAI, si può votare la gualchiera per inserirla tra i luoghi italiani da salvare, proprio grazie all'aiuto del Fondo per l'Ambiente, che sosterrà economicamente i luoghi più votati.
I microfoni di Radio Maria entreranno nella chiesa di Santa Rita alle Fontanelle per trasmettere Rosario, Vespri e Messa, una delle trasmissioni più seguite della emittente cattolica. L'appuntamento è per domani a partire dalle 16.40, ora in cui ogni giorno Radio Maria si collega con una chiesa diversa in Italia. La presenza alle Fontanelle è data dalla festa parrocchiale dedicata a Maria, fonte della vita. E ci spostiamo adesso a Carmignano, dove c'è ottimismo per la produzione dell'olio e anche il parassita che negli ultimi anni ha attaccato le piante di fico sembra essersi arrestato. Ne abbiamo parlato con la Coldiretti. Un'annata ricca di olio e di vino per Carmignano. Il 2018 si prospetta fortunato per la provincia pratese, votata per il 60% alla produzione di oro verde e per l'80% a quella di vino. Il pregiato carmignano, che viene ormai esportato in tutto il mondo. Le olive sono sane, un'estate non priva di precipitazioni ha favorito la quantità. Il clima è stato buono quest'anno, perché soprattutto il caldo, il molto caldo che abbiamo avuto, non ha permesso alla mosca, che è il principale problema che le olive nelle nostre parti hanno, di riprodursi molto. Quindi quest'anno mosca non ce n'è, invece olive ce ne sono abbastanza. Anche per il vino le prospettive sono positive, perché la siccità che l'anno scorso c'è stato e che ha penalizzato anche la produzione del vino, quest'anno non c'è stata o c'è stata molto meno. Quindi le produzioni sono buone anche per quel che riguarda l'uva. Anche per l'uva, perlomeno per le osservazioni che ho fatto io nella zona nostra, è sana. Buone notizie anche sul fronte dei fichi secchi di Carmignano. Il parassita che da qualche anno a questa parte sta decimando le piante di fico sembra essersi fermato nella sua proliferazione. È un po' a macchia d'olio, ci sono zone dove questo patogeno non è arrivato e ci sono zone invece dove ha fatto molto danno. Io parlavo proprio ultimamente con alcuni produttori che mi dicevano che però anche nelle zone dove questo insetto si manifestava si è un po' fermato e si è un po' calmato. Alcune piante che erano seccate e che dalle radici poi sono ripartite non sono state successivamente attaccate dal patogeno, insomma da questo coleottero particolare. Ottimismo in Val di Bisenzio, dove il prodotto di eccellenza rappresentato dalla farina di castagne fa ben sperare. Si conta su 25.000 quintali di castagne che poi saranno essiccate e macinate. All'avvicinarsi della stagione delle raccolte si pone per il settore agricolo la questione della manodopera e di come pagarla. Dalla Coldiretti arriva un plauso alla possibilità di utilizzo dei voucher per un massimo di 10 giorni reintrodotta dal decreto dignità. Ora, ci sono delle categorie che se non ci fossero i voucher sarebbero costrette ad avere un'assunzione poi di fatto e ritrovandosi poi a fine anno un'imposizione anche da un punto di vista fiscale sulla propria dichiarazione reddituale. Con il voucher hanno questa opportunità di essere retribuiti per le poche giornate, perché spesso si tratta dalle 3 alle 7 giornate, per la raccolta del prodotto. E torniamo adesso a collegarci in diretta con Piazza del Mercato Nuovo, dove fra poco avrà inizio la seconda semifinale della Pallagrossa 2018 tra gialli e azzurri. Per noi c'è Lucrezia Sandri. E mi trovo qui davanti al gazebo dei Leoni di Santo Stefano, i gialli che nella seconda semifinale della Pallagrossa che sta per iniziare sfideranno gli azzurri di Santa Maria, ma insomma siete pronti? Siamo pronti, siamo carichissimi e affronteremo gli orsi come dovuto dal Leoni. Ovvero? Qual è il vostro trucco? Qual è la strategia che metterete effettivamente in campo qua nell'arena? Tantissimo allenamento, tantissima fatica, sudore, tante ossa che si frantumano, ma noi non molliamo mai. Tante ossa frantumate, veramente si preannuncia una partita sofferta, come del resto è stata la prima semifinale che ha visto, vincere i verdi sui rossi. Ma sentiamo un po' anche questa tifoseria che è pronta a scatenarsi sugli spalti. Ma dico solo picchia giallo e basta. Siete pronti a picchiare? Siamo sempre pronti. Qualche pronostico? Meglio non dir niente. Qualche rito scaramantico allora che si sta facendo ora? Incrociamo le dita. Vincono i blu.
Come? Scaramantico. Scaramantico è vero, quindi si punta sull'opposto, si spera allora che i leoni prevalgano sugli azzurri. Qua veramente il clima è carico, come vedete Piazza del Mercato Nuovo è veramente affollata, perché lo ricordiamo, la Palla Grossa ha creato una settimana di eventi, una settimana di iniziative. Tra le semifinali di oggi e la finale di sabato prossimo ci saranno spettacoli musicali, gare tra band del territorio, ma anche stand gastronomici e dell'artigianato, che dalle 17 aprono fino a sera, quindi un vero e proprio pacchetto di iniziative pronte ad accogliere tutti. Per ora rimando la linea allo studio, però facciamo fare un saluto a questi leoni, un saluto da leoni, ci vuole un ruggito quindi. Picchia giallo, picchia giallo, picchia giallo, picchia giallo, picchia giallo, picchia giallo, Bene, clima carico, ovviamente ci auguriamo sempre entro i limiti di quello che è, resta un gioco, uno sport. Intanto noi andiamo a scoprire insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato e Provincia. Domani alle 16 all'Archivio di Stato di Prato, inaugurazione della mostra Antiche Villeggiature, Val di Bisenzio e Montepiano fra 800 e 900. Alle 21 al Comune di Vaiano, presentazione del libro Né fascista né soldato di Giusi Caminati. E da domani al 7 ottobre al Museo Archeologico di Artimino, Frammenti del quotidiano, reperti contemporanei, esposizione delle opere di Marco Panerai. Siamo arrivati al termine di questo nostro TG speciale, dedicato in particolar modo alla festa dell'8 settembre. Prima dei saluti vi ricordiamo anzitutto che l'informazione torna domani alle 13.45, come sempre con il TG del giorno. Vi ricordiamo l'appuntamento tra poco con Settembre in diretta, dedicato alla Palla Grossa. Al termine vi riproporremo la festa dell'8 settembre con il corteggio storico, l'ostensione della Sacra Cintola e i fuochi di artificio dal chiostro del Duomo. In attesa di questo appuntamento, prima della sigla finale, riviviamo insieme i momenti salienti della festa dell'8 settembre. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.